нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у Лузі не вмерла України ні слава. Вольці душу й тіло ми положим за. E da 365 giorni il paese, l'Ucraina, è costantemente bombardato, i suoi cittadini sono costantemente sotto le prove di una guerra che non hanno scelto e non hanno voluto, una guerra che è cominciata 9 anni fa. Ucraina non si arrenderà mai, Putin non riuscirà mai a prendere Ucraina. A un anno da distanza abbiamo visto un esempio di coraggio, di voglia di vivere e la cosa importante è di voglia di vivere liberi. Questa guerra può durare fino a lungo, fin quando Putin non capirà che è sconfitto, perché è sconfitto politicamente, lui soprattutto è isolato rispetto al mondo, si dovrà combattere e secondo noi l'invio delle armi e il sostegno all'Ucraina è il modo per ottenere la pace, non per continuare la guerra. Bisogna trovare la soluzione concreta e anche diplomatica, ma prima dal punto di vista concreto, perché sia sul campo che sulla diplomazia vinca la causa ucraina, che è la causa di chi pensa che il diritto internazionale sia un aspetto cruciale per una comunità umana che viva in pace e che quindi prevalga la legge e non la forza delle armi. Un popolo come quello ucraino non va lasciato solo, perché stanno combattendo per i nostri valori europei,